buongiorno, oggi martedì 4, aprile, seconda puntata con il nostro maestro Francesco Ren, signore e signori. Buongiorno, tutto a posto? Aspetta, faccio la presentazione, va bene. Intanto do semplicemente dei servizi molto utili, molto importanti. Io, cioè non è che devo, è importantissimo, cari amici telespettatori, lo sapete, canale 696 del digitale terrestre, www.8channel.tv, in diretta streaming mondiale, sì, perché abbiamo un sito, caro Francesco Ren, e tu lo sai, abbiamo un sito dove poi il pomeriggio noi carichiamo tutte le puntate, quindi in on demand, sulla sezione on demand, noi abbiamo tutte le puntate da rivedere di tutte le trasmissioni, anche dei TG, che ne sai tu, Francia. Signore e signori, il maestro nuovo di zecca che ancora non sa nulla, ma che piano piano sta scoprendo tutto, con questo cappellino così bello e simpatico. Ma voi mi direte, Gianrico, ma perché ha questo cappellino? Togli il cappello. Avete capito il perché, signore e signori? Il maestro Francesco Renna! Si è sentito praticamente nulla, così mi dicono dalla regia, che cosa meravigliosa. Allora, adesso è bello della diretta, problemi tecnici, che bello, quando ci sono i problemi tecnici io godo perché mi piace la televisione quella vera, capito? Allora, qual è il problema? Perché io non sono un tecnico, non mi arriva la voce. Gino, questi gesti, io, malandrino, di prima mattina. E cosa bisogna fare? Aggiustiamoli in diretta. È tutto ok, però. È tutto ok qua, vediamo. Vediamo. Ok? Prova. Prova, ci siete? Ci siete. Ci siamo? Si sente? Aldo, ci siamo. Non ha fatto niente, non ha toccato niente, si sente. Che cosa bella il mondo. Rifacciamo, signore e signori, il maestro Francesco. Se ti dovessi chiamare nelle prossime puntate Marco Iantosca, capiscimi, abituato a dire maestro Marco Iantosca, siete uguali, identici, soprattutto nella... Sì. Signore e signori, il maestro Francesco Renna. Vado. E che devo fare pure la percussione. I bet you go fishing all the time, 'cause my baby's gone fishing too. Bet your life, your sweet wife's gonna catch more fish than you. Man fish bites if you got a good bait. Here a little tip I will let you relay. Man fish bites if you got a good bait. I'm gonna fishing, and my baby's gonna fishing too. Yes, I'm gonna fishing, and your baby's gonna fishing too. Gianrico? Is gonna fishing too. Fish. Significa che stai andando a pescare. Ah, ok. Questo signore. Si il blues della pesca. Ah, ho capito. Ma questa non. Di chi è questa canzone? È questo è un pezzo, se non sbaglio, degli anni 60 di Taj Mahal. Taj Mahal? No, lo conosco. Taj Mahal. Complimenti. Cioè, non lo conosco personalmente, però è famoso. Taj Mahal. Ah. Signore e signori, Francesco Renna. Allora, dobbiamo andare a presentare l'ospite, ma prima, perché abbiamo un grande ospite, signore e signori, questa mattina, facciamo un primo piano, chiedo gentilmente a Gino il cameraman se può inquadrare il vero protagonista di questa trasmissione, colui che ogni mattina è qui con noi, che dorme ed è Tonino. Possiamo inquadrare Tonino gentilmente? Eccolo qui che arriva, eccolo. Hai visto? Io te l'ho detto, appena inizia la trasmissione lui dorme. Quindi Tonino dorme, starà sognando sicuramente cavi da mordere a non finire, perché sappiate, lui morde sempre tutti i cavi. Bene, adesso puoi anche inquadrare me. Basta, Tonino sta dormendo, lasciamolo lì alla sua privacy. Se possiamo inquadrare anche la postazione che è stata montata in frazioni di secondi.
soldi, signore e signori. Guardate, una tastiera di 1500 euro, signore e signori. Possiamo anche venderla, oggi faremo un'asta se il proprietario vuole. No, non vuole. Però abbiamo montato tutto, signore e signori, quindi andiamo a presentare il nostro ospite. No, perché? Perché dobbiamo fare tanti auguri alla nonnina di Francesco Renna, che ci sta seguendo, esattamente, che ci sta guardando, che si chiama Antonietta. Tanti auguri a Antonietta, che compie 85 anni. Tanti auguri, nonna Antonietta, e ti dedichiamo, cioè tuo nipote Francesco, e io ti dedichiamo questa canzone. Vai Francesco. Auguri nonna. Auguri nonna. Vabbè, cantiamo questa perché abbiamo pensato che la nonna Antonietta la conosca benissimo. Quindi vai. Dammi la mano. Penso che un giorno così non ritorni mai più. Hai schiaffuccia? Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Ah, il blu dietro pure. Oh, oh. No, aspetta. Poi d'improvviso. No, e perché non. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Okay. E cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Grazie, cane. Stare lassù con te. Auguri Antonietta, ci abbiamo provato. Non auguri. È facile andare dietro a tuo nipote, perché tuo nipote è molto bravo, con la chitarra è veramente cintura nera, signore e signori. Quindi tanti auguri ancora alla nonna Antonietta. E adesso, signore e signori, ve lo vado a presentare. È pronto, qui il suo scranno lo chiama, quindi oggi con noi un cantautore, cantante, musicista, pianista, e chi più ne ha? Più ne ha. Signore e signori, com'è il cognome? Aquino. È difficile. Aquino. Aquino? Ok, con calma. Con calma, già. Voglio farla bene, non è che poi posso sbagliare, perché mi viene invitato Guido Lembo. Sottolinea il secondo nome, mi raccomando. Aquino. Signore e signori, Guido Aquino. Applauso. Eccolo. Buongiorno. Qui, eccolo qui. Benvenuto a Provaci ancora, Donino. Buongiorno. Guido, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Si accomodi, accomodi. Lui, non ti preoccupare, tanto non lo svegli più. Allora, ma non caro è, è un cattivo segnale che sta dormendo. È un cattivo, se non lo so, sinceramente, ci stiamo preoccupando anche noi. Però, se non dà fastidio, per noi va bene così. Allora, caro Guido, benvenuto. Grazie. Sappiamo che siete amici, giusto? Sì, siete sì, amici, suoniamo insieme, certo. Suonate insieme in quale band? Simone Pastore. Con Simone Pastore, che salutiamo, naturalmente. Ciao, Simone. Ma Guido, oltre che, come te, un po' come te, oltre che a suonare con Simone Pastore, quindi in un'altra band, scrive, giusto? Scrivi, sì. Componi anche da solo, giusto Guido? Mi diletto nel comporre, sì. Mi viene più facile comporre musica piuttosto che parole. Spesso mi faccio aiutare nei testi, però sì, mi piace e mi diverto. Quanti anni hai, Guido? 22, a giugno 23. 22 a giugno 23, quindi giovanissimo. Tu quanto sei arrivato tu? Io purtroppo a 30. 30, 26, 22. Giovane, giovanissimo Guido. Da quanto tempo suoni e scrivi, caro Guido? Vabbè, suono da quando ero piccino, ho iniziato a fare lezioni di pianoforte che avevo 7 anni. E no, scrivi la cosa un pochino più recente, sai, nel periodo dell'adolescenza, le prime cotte, quindi i amori. Anni, no? E c'era ancora le canzoni dell'epoca, diciamo, dell'adolescenza, sì, le canzoncine. D'amore ancora ce le hai? Sì, ce l'ho. Ogni tanto me le rinfresco, perché poi se non le riprendi per un po' te le scordi. Poi le abbandoni, giusto, sì. Giusto. No, invece no, bisogna portarle avanti, bisogna ricordarsele sempre. Mi piace questo sottofondo, Francesco. Il tuo genere musicale qual è, Guido? Cioè un pop, un rock, ma sì, non lo so. Principalmente pop, almeno per quanto riguarda la vocalità. Perché, guarda, dal punto di vista pianistico,
penso di essere più un pianista prettamente classico. Ah. Ho finito il conservatorio l'anno scorso e mi diletto nella musica leggera, ma ho ancora molto da imparare come pianista. E infatti i miei amici, anche Francesco, cerco di apprendere quel poco che posso da chiunque. Ok. E perché appunto il mondo della musica leggera pianisticamente si sta schiudendo ora per me, sono nuovo. E invece per quanto riguarda la voce, sì, riesco a variare tra più generi, però sì, principalmente il pop. Io devo essere sincero, ma questo lo dico anche a tutti gli altri artisti che ospito qui in studio. Io non mi informo mai prima. Ma fai bene. Io non mi informo mai prima, sono un conduttore, cioè praticamente assente. In che senso? Assente nel senso buono, perché non mi voglio informare il giorno prima sull'artista e magari poi il giorno dopo dire tu fai questo, fai questo, fai quest'altro, e quindi senza farti domande. Io voglio sapere in diretta, voglio capire e sapere in diretta tutto quello che tu fai, quindi voglio rendere la cosa vera, perché io non ti conosco benissimo, però Francesco mi ha parlato benissimo di te, quindi non vedo l'ora di sentirti, di ascoltarti suonare e cantare. Tu fai anche delle cover, giusto? Sì, mi piace. Ti piace anche fare cover? Fare cover, ma sì. Hai delle preferenze? Beh, diciamo che il mio idolo, ma inimitabile, è Freddie Mercury. Porca mia. Però è di proprio Freddie... così. Sì. Ho capito. Ce n'è uno e uno solo sarà. Non, vabbè, di Freddie Mercury, dopo lo trovi più. Però no, mi piace. Ma ci hai portato qualcosa? Dai, ci hai portato qualcosa di Freddie Mercury oggi? Freddie Mercury, no. Te l'ho detto, è inimitabile, quindi non potrei mai accostarmi. Allora facci capire un po' cosa hai fatto. Facci un elenco, magari facciamo poi le scelte io e Francesco. Sì. Facci quella, facci questa. Beh, oggi vorrei porre un omaggio a purtroppo il più grande cantatore napoletano scomparso qualche anno fa, Daniele. E mi piacerebbe farvi ascoltare Yes and No My Way. Yes and No My Way. No, la facciamo fare a lui. Poi naturalmente tu lo puoi accompagnare anche. Sì, magari in un paio di pezzi lo accompagni. Cioè. E poi? Poi ho un brano vincitore del Festival Sanremo Giovani, però di qualche annetto fa. Oggi sono io, ti chiamo, di Alex Britti. Questa la so pure io. No, questa la so pure io. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo so. Basta. È una cosa buona che la sappia anche tu. Eh? È una cosa buona che la sappia anche tu. No, la sanno dai, è una canzone famosissima, è bellissima. Magari la canta Gianrico, chi lo sa? No, magari no, facciamo così, perché a me piace tantissimo cantare, nel senso, sì. Faccio schifo, però mi piace, mi diletto. Allora, magari la fai prima tu e poi facciamo una strofa insieme, giusto per tenermi contento, capi? Quando mai mi ricapiterà un'occasione del genere, un pianista e soprattutto un chitarrista, signor. Allora, da dove vieni? Cioè, vengo da Mercogliano, un paesino qui vicino. Avellino, sì, Avellino. Praticamente Avellino. Sei nato e cresciuto qua? Boh, sì. Avellino, non ti sei trasferito, non hai fatto viaggi per andare a studiare? Viaggi di piacere, però. Viaggi di piacere, la maggior parte della mia vita è stata passata qui. Perfetto. Guardate anche l'outfit del nostro Guido, sì, non è da sottovalutare. Guardate questa giacchetta, camicia, magliettina, il peluzzo che si vede da assieme, una cosa meravigliosa. Questo è l'artista. Anche lui, guarda, anche lui, ciò che non c'è in testa c'ha qua, sì. Guarda, che meraviglia, Francia, io ti voglio bene a te. Anche io. C'ha questa barba curata pure, anche Gino, vedi Gino? Gino, tu non c'è niente qua, però Gino il cameraman c'ha la barba folta, hai visto? Non sarà, perché dice, almeno faccio vedere. Perché con la barba si recupera un po' di virilità. Questo però è strana sta cosa, io mi sono sempre chiesto, a me piace poi dilagare, farci una risata, eccetera. Ma perché i pelati poi c'hanno tanti peli qui? Cioè, capito? Tanta barba, io non capisco. C'è una risposta scientifica a tutto ciò? Beh, con tutti gli studi... Gino lo sa. Io ce l'ho... Io la barba, ce n'ho tante, è qui. No, allora, caro Gino, in effetti con le luci di Barbara D'Urso che mi avete messo, un po' si può notare la mancanza, che un po', perché i capelli comunque ancora ce li ho, caro Gino. Perfetto, finiamola qui, signore e signori. Allora, Guido, abbiamo anche scherzato un po', però prima di chiacchierare per molto tempo con il nostro Guido, vogliamo sentirti cantare e magari iniziare con Oggi sono io. È una richiesta che ti faccio io, poi decidi te. Va bene, non c'è problema. Allora. Se può fare.
Cambio postazione. Signore e signori, Guido Aquino con magari un accompagnamento musicale, una schitarramenta, Francesco Renna con Oggi sono io di Alex Britti. Vai Guido. Un attimo che si prepara. Tutto l'ambaradan. Ecco, è pronto. Va. Possiamo andare. Vai. Guido Aquino. Volume. So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente. Anche questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra fragile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piace per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti. Grazie.
Guido Aquino, signore e signori, bravissimo. Grazie. Veramente, grazie di cuore, bravo, bravo, bravo. Poi mi piace che non è stata una cover vera e propria, cioè lui l'ha fatta sua, ha cambiato, certo, l'ha interpretata a modo suo, ha cambiato anche la tonalità, non è quella originale, quindi o sì, sbaglio, cioè hai cambiato qualcosina, no, sì, ma ti fa onore perché sei stato bravissimo. Ti ringrazio di questo. E adesso, caro Guido, io lo dico, cari amici telespettatori, ve lo ripeto per l'ennesima volta, la mia voce fa schifo, però mi piace troppo la canzone e io ci provo, sempre un po' come la corrida. Cioè, se volete fischiare, insultarmi con i campanacci e con le cose, fate pure da casa. Io non vi sento, però immagino già quello che sta per succedere. Quindi voglio cantare almeno l'inizio, la prima strofetta, mi farebbe piacere. Che dici? Non abbiamo 4 problema. Minuti prima di lanciare la pubblicità, ce la faccio, però ti frego un attimo il microfono. Voglio fare il cantante vero e proprio, mi voglio sentire cantante. Tonino si sta svegliando, già si sta ribellando, Tonino, perché non vuole che io canti. Allora, Sasha, sentite, un po' di ritorno in studio, grazie, gentilmente, voglio il ritorno come un vero cantante, non mi fate arrabbiare, per piacere, Peppino, almeno tu, Sasha, prova, non si sente, Peppino, mi odi? Aspetta, no, è senza ritorno, adesso sì, quando vuoi, Guido, naturalmente, Guido, prendi un po' la tonalità a me, che io quello su, vai, 3, 2, 1, vai. So perché quello che voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterà o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore e ore ancora e dirti tutto di te, non lo so. Ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto e non ce l'ho fatta, però vedi che non sono in allenamento e quindi non riesco ad arrivare poi a quella tonalità alta. Guido, onestamente, sì, fammi un complimento. No, prima. Hai delle qualità che vanno lavorate. Vanno lavorate, vanno un po' messe, cioè modellate, sì, diciamo, modellate. Ci vuole tempo. Ci vuole tempo. Bene, però schifo non ho fatto. No. Almeno penso che ad Antonietta di 85 anni sono piaciuto. Almeno quello penso che... Bene, signore e signori, adesso dobbiamo dare un attimo la linea alla pubblicità e al TG. Abbiamo iniziato un po' più tardino oggi, è vero, Francesco, solo perché dovevamo montare tutta la situazione, però poi abbiamo 3/4 d'ora, abbiamo 45 minuti abbondanti dopo, quindi caro Aldo Fenizia, possiamo lanciare la pubblicità, possiamo dare la linea al TG, torniamo tra pochissimi minuti con Guido Aquino, signore e signori, bravissimo, direttamente da Mercogliano in Irpinia, Avellino, Campania, Italia Mondo, ci vediamo dopo, ciao, provaci ancora Tonino, yeah. Questo sottofondo con Tonino che gioca è meraviglioso. Francesco, mi stai stupendo. Mi stupisci ogni giorno di più. È iniziato ieri.
Signore e signori, eccoci qui, cari amici telespettatori di 8 Channel, canale senovese del Digitale Terrestre, benvenuti a Provaci ancora, Tonino. Abbiamo Tonino finalmente sveglio che gioca, abbiamo Francesco Renna che finalmente suona, perché ha messo Marco Yaldos che non suonava mai, su suona, sto scherzando, ciao Marco, e anche perché ha la febbre, sta poco bene, quindi ti mandiamo un grande abbraccio, e abbiamo l'ospite d'onore oggi qui a Provaci ancora Tonino, Guido Aquino, che ci ha dato già dimostrazione della sua estrema, eccezionale, meravigliosa, grandissima, grandiosa bravura. Non esagerato. No, lo sai che cos'è? Lancio aggettivi a caso. No, lancio aggettivi per dimostrare agli amici telespettatori che conosco un po' l'italiano, capito? Che conosco tanti aggettivi qualificativi, giusto, capito? Allora, no, sto scherzando, Guido, sei bravissimo. E prima di continuare ad ascoltarti, perché hai portato altri brani come quello di Pino Daniele, yes and no, ma wait, bellissima, non vedo l'ora. Allora, raccontaci un po', ma i tuoi progetti futuri quali sono? Cioè, stai preparando magari, o ti piacerebbe preparare un album tutto tuo? Sarebbe bello, sarebbe davvero bello. Faticoso, dispendioso, però penso che sarebbe una grande soddisfazione. Sarebbe una grande, però è una cosa che devi fare assolutamente, perché... Sì. La bravura c'è, la bravura artistica c'è, poi scrivi, quindi... Ma hai portato qualche inedito? Sì, ho portato qualche inedito dopo ve lo faccio sentire. E quindi magari ci fai ascoltare dopo qualcosa per capire, lo può fare o non lo può fare un album? Però secondo me puoi fare anche l'album di cover, che te ne frega? A me piacciono tanti. Facciamo un misto magari. Che te ne frega, l'arte è bella perché tu devi comprenderla a 360 gradi, è vero maestro? Tutto vero. Tu fai folk canadese, fai folk americano, no? No, canadese no, però americano sì, hai ragione, sì. Vabbè, pur canadese. Sempre inglese, va. Sta a confine. Insomma, è un inglese un po' particolare, mi sa. Stati Uniti e Canada. Sì, per carità. Pure se è un folk dell'Alaska. Stanno là, non c'è niente. Alaska fa parte del Canada o degli Stati Uniti? Del Canada. Questa, no, questa l'Alaska è Stati Uniti. Alaska e Stati Uniti. Prima che me lo dicessi tu, Aldo, già l'avevo... Stati Uniti. No, Alaska e Stati Uniti, sì. Allora, voglio chiederti una cosa. Dimmi tutto. Caro Guido, hai provato a partecipare magari a fare qualche provino in qualche... talent. Ebbene sì, sì, un bel po' di volte, se vogliamo. Dove? No, dai, vediamo dove. L'ho fatto da solo ad Amici una volta sola, a X Factor 4-5 volte, sia da solo sia con un gruppo vocale, e The Voice anche un paio di volte, purtroppo. Ma arrivavo a metà, poi mi mandavano via, facevano le foto, i calendari, poi mi mandavano via. Ma ci credi dei talent? Guarda, ci ho creduto. Cosa pensi dei talent? Io penso che siano un'ottima vetrina al giorno d'oggi, perché la televisione è un ottimo mezzo che vuoi o non vuoi nelle case arriva. E certo, penso anche che al contempo è un'ottima vetrina per te, ma da parte loro, da parte della TV, c'è uno sfruttamento assolutamente indiscutibile. Però, sai, è un sacrificio che occorre correre, lasciami il gioco di parole, perché al momento, sai, la gavetta funziona, ma non al 100%, perché, sai, se fin quando suoni nei locali di Avellino, qui rimani. Magari puoi sperare che vai a suonare nei locali di Roma, di Milano, passa qualche produttore, ma rispetto a 30 anni fa comunque non è più, son di meno. No, cioè, i tempi sono cambiati anche sotto quell'aspetto lì. Guarda, nei talent ci credevo fino all'ultima volta, l'ultimo provino che ho fatto è stato Amici. Mm. Lo feci l'anno scorso a giugno. Per Amici, quello che sta andando in onda. Quello adesso, che sta, sì. Esatto. Mi hanno chiamato a fine luglio, guarda, hai superato il primo provino. Ti richiamiamo i primi di settembre, così vieni a fare la fase successiva. Tabula rasa. Benissimo. Cioè, perché illudermi così? Non mi chiamare, non chiamarmi, era meglio. Allora, adesso dovete dirmi se ho torto o no. Non è meglio provarci ancora Tonino? Beh. È perché noi non sfruttiamo nessuno.
Diamo la possibilità a giovani artisti, no, sto parlando seriamente, diamo la possibilità ogni giorno a giovani artisti campani di venire qui, parlare di se stessi, proporre i loro lavori, i loro brani, i progetti, eccetera. Non facciamo un ottimo lavoro? Assolutamente noi sì. Diamo infatti l'opportunità anche di dare degli stipendi a delle persone del genere, ma ci rendiamo conto? Sto scherzando, voglio dare un bacio. Perché io ti voglio bene, lo so. Ci vogliamo bene. Ci vogliamo bene. Allora, Guido, abbiamo capito, ah, cioè, nel senso, i talent ti piacciono, nel senso, come, come hai detto, è un'ottima vetrina per, certo, i ragazzi, magari non c'è più quella gavetta che c'era all'epoca, che c'era un po' di tempo fa, e prima dell'entrata dei, diciamo, dei, dei talent, però possono aiutare tantissimo, sì, i ragazzi. E quindi, però naturalmente dopo questo, diciamo, sgarbo che ti è stato fatto l'anno scorso, perché anche a me danno tanto fastidio queste cose qui, perché o sì o no, che mi chiami e mi dici dai ci vediamo a settembre, uno spira, ma no, a settembre devo andare alla fase finale magari, e poi la gente ci rimane male. Quindi sono spesso degli sfruttatori, non faccio nome e cognome. Tonino si è svegliato, che meraviglia, signore e signori, sta giocando con il nostro Guido. Dopo due settimane, sì, che Tonino è qui in trasmissione, sei il primo artista con il quale Tonino gioca. È un onore, è un onore. Dovresti essere onorato e fiero. Allora, caro Guido, ci fai l'inedito adesso o una cover? Guarda, preferirei fare un omaggio a Pino Daniele e poi vi faccio, vai, gli inediti. Vai, cambio, vai, postazione se Tonino permette. Tonino, mi raccomando, fai il bravo. bellissimo, signori e signori, meraviglioso. Tonino, fermo, deve suonare, fermo. Che stai facendo? Allora, signore e signori, il nostro Guido Aquino con un omaggio al grande Pino Daniele. Yes and no, my way. Yeah. Yeah, vai! Yes, I know, no, 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 no
Vito grazie. Aquino, grandissimo, vieni, vieni grazie qua, vieni, 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 vieni. Bravo, bravo, grazie. Complimenti, complimenti Guido, veramente. Allora, ha avuto anche un momento di difficoltà perché il buon Tonino, che adesso si è offeso perché l'ho sgridato, è andato a rompere le scatole sul pedale del nostro Guido. Però sai, non si è fatto. Non si è scomposto. Noi lo mettiamo apposta qui come disturbo, come capito? Ostacolo da superare. Come ostacolo, e tu l'hai superato alla grande. Allora, Guido, raccontaci un po'. Ti ho già chiesto dei tuoi progetti, magari oltre l'album, no? Sì, vabbè. Guarda, musicalmente te l'ho detto, forse mi sono diplomato in pianoforte in conservatorio l'anno scorso e ora mi sono iscritto al secondo livello, sarebbe la laurea magistrale in maestro sostituto, che per tutti quelli che non lo sanno sarebbe il Fessacchiotto, che lavora nei teatri. Praticamente quando vanno a fare le opere liriche, ovviamente nel giorno dell'opera, nel giorno della sera c'è l'orchestra presente, ma durante le prove, per non pagare tutti i componenti dell'orchestra, che sennò se dovrebbero fare mutuo, chiamano un maestro sostituto, appunto, che deve avere la capacità di riuscire a sostituire l'orchestra solamente col pianoforte. E sai, io non sapevo di questo maestro sostituto. Difficilino, però carino, dai. Carico. Gratis, però. No. No, ti paga. Ah, dovrà. Ah, invece di pagare tutti quanti. Pagano me. Pagano soltanto. Ah, capi, furbi. Però a me che te ne frega. Sì. Guadagni tu. Non sapevo di questo maestro sostituto. Tu hai mai fatto il maestro sostituto? No. No? No. Perché? Perché non sono diplomato. Ah, tu sei autodidatta. Sì. È vero. Completamente. Completamente, proprio dal primo accordo. Vabbè, diciamo che ho avuto degli insegnanti, però non a lungo termine, capito? Non ho fatto. Sei andato al conservatorio? No, assolutamente no. Bravo, bravo. Complimenti. Beh, grazie. No, perché sei bravissimo a suonare la chitarra, come lui è bravissimo a suonare il piano. Grazie. Sei gentile, grazie. Però lui si vede più professionista. Sì, sì, questo senza ombra di dubbio. Perché lui è andato al conservatorio. Tu no. Purtroppo c'è una disputa su questo, una disputa, un dibattito su questa faccia. Allora, caro Aldo, per caso, Guido, hai una pagina fan, una pagina Facebook? No, la pagina mia normale su Facebook, dove pubblico inediti, video, partecipazioni che faccio Guido con i vari gruppi. Quindi sì. Non è una pagina. Io devo correggerti, ho un secondo nome di cui più o meno vado fiero, Maria. Guido Maria Aquino, sai. Aspetta, più o meno. Vado più o meno. Però sai, da piccolo i soliti sfotto Maria di qua, Maria di là. Ma scusa, Guido, Mario, ce ne sono tantissimi. Col senno di poi mi rende fiero perché sai che di Guido Maria non ce ne sono, invece magari di Guido. Già ricco. Ci rende unici. Poi io mi sento orgoglioso, ma anche per la storia, diciamo, di questo Francesco. E stanno tanto. E infatti tutti mi chiamano per cognome, no? Giusto? Renna. Allora, quindi Guido, eccola, vedi, ce l'abbiamo, Guido, ci facciamo i fatti tuoi qua. Allora, Gino, mi puoi anche leggere? Fatto pubblicità. Mi puoi leggere l'ultimo stato, gentilmente, ad alta voce, vai. L'ultimo stato che ha scritto. Ce l'hai davanti agli occhi. Fidanzato ufficiale. Lo stato, non i fatti suoi, l'ultimo stato. Lo stato che ha scritto Gino Esposito, te l'hanno pure. Ti è stato pure. Allora vai, cosa c'è scritto, gentilmente? Madonna, pur di non far capire che non sa leggere, capito? Altrimenti l'avrebbero messo come giornalista, invece l'hanno messo come cameraman. Allora, alle 11:20, tutti sintonizzati su 8 Channel. Mi raccomando, canale 696. Ad Antonio Preziosi, altri tre. Piace, diciamo, il post. Andiamo giù, dai, facciamoci un po' i fatti. No, ma perché? Dai, il nuovo tormentore dell'estate, meraviglioso. Ah, il two box. 50 amici in comune con Aldo il regista. Sì, sì, sì. Siamo, non ce ne può fregare di meno. Però, allora, quindi, sappiamo anche la tua pagina, no, perché se ci hai detto che tu sulla tua pagina Facebook pubblichi i tuoi video, sì, sì. I tuoi inediti, canzoni, brani, eccetera, allora, meglio pubblicizzare un po' il tuo sito, la tua pagina Facebook e dopo ci paghi bene. Allora, signore e signori, adesso è arrivato il momento, perché poco fa abbiamo detto: caro Guido, ma farai un album? Farai una raccolta dei tuoi inediti, dei tuoi brani, magari con qualche cover, un mix cover e inediti? Lui ha detto: chissà, magari probabilmente fra un po' di tempo
farò anche un album. E allora, vediamo, sentiamo, ascoltiamo uno dei tuoi lenti per capire se questo album futuro, chissà, può funzionare o non può funzionare. Ma data già la tua bravura dimostrata qui tra poco fa con Piero Daniele e con Alex Britti, possiamo semplicemente essere convinti e certi del tuo successo futuro. Io non ho mai parlato così in vita mia, caro Guido, mi sto, diciamo, adeguando alla situazione e al professionista quale sei, quindi non puoi, non potevi aspettarti di più oggi, hai capito? Scusa, uno che parla così. Allora, caro Guido, vai col tuo inedito che ce lo presenti prima di, naturalmente, di cantarlo. Ci racconti com'è nato questo inedito, come si intitola naturalmente, sì, e ci racconti un po' del tuo brano, la storia del tuo brano. Il brano si intitola Con te. Con te. Ed è la più classica delle dichiarazioni d'amore. È nato un paio di annetti fa, 2014-2015, mi ha portato fortuna perché questa relazione continua ad andare avanti. Continua ad andare avanti? Beh, come mi ha detto il cameraman Gino, fidanzato ufficialmente, quindi ormai è pubblica. Ah, è vero! Allora, vabbè, se c'è su Facebook è pubblicissimo. Sì, non si può nascondere, si chiama Grazia. Grazia. Salutiamola, salutiamola, grazie. Aspetta, fatti tu. Scusa, non volevo. E di Avellino. Sì, di Avellino. Avellino, Mercogliano, Avellino. Sì, Avellino, vedi? Perché dite... Allora, ragazzi, a me, cioè, le radici sono una cosa importante. Io sono di Palagianello, provincia di Taranto, 74018, 099 prefisso. Visitatelo, un paesino molto bello. Tonino mi sta mangiando le scarpe. Ma a parte questo, io sono venuto di Taranto. È provincia di Palagianello. Allora, voi dovete di Mercogliano, provincia di Avellino, Serino, provincia... Che sta combinando qua? Questa referma. Allora, grazia cara. Cara grazia. Che c'è? La vuoi salutare pure tu? Ah, grazia. Stavo dicendo, cara grazia, quello vuoi salire sul costo? Siamo contenti per la vostra storia d'amore e dobbiamo ringraziare anche questa canzone allora, giusto? Sì. Perfetto. Signore e signori, come detto che si dico? Con te. Con te. Vai. Tonino. Pss, pss. Ehi. Sono io, mi conosci da tempo oramai, è tanto che siamo in ballo io e te, tu, le tue voglie, io quasi mai, tu, soluzione, io solo guai. Ciao, sono io, vorrei chiederti come stai, ma qualcosa mi blocca, paura, terrore, chissà, giusto o sbagliato, io non lo so, ma son certo che con te tutto è più bello che mai, è con te. Con te
sembra di essere un re. È con te che ogni volta prenderei più di un caffè. È per te che canto pensieri e parole. È per te, solo per te. Solo per te. È con te. Guido Maria Aquino, scusami se non ti batto le mani, caro, ma capirai l'impossibilità nel farlo. Hai visto, ti ha accompagnato con il, bravissimo, con il piano. La capita a Tonini, era suo agio, era suo agio. Allora, bravo Guido, no, l'album lo devi fare. Sì. L'album lo devi fare. Grazie. Bravo, non è la solita canzoncina scritta così per conquistare una donna, magari raccontare di una storia d'amore. Bravo, è una cosa nuova, fresca. Anche grazie. Se la musicalità, secondo me, è una musicalità un po' più classica, tranquilla e bella, secondo me. Sì. Qual è la tua musa ispiratrice? Te l'ho detto, musicalmente freddi, sì, mi piace molto ascoltare blues, rock. Ma gli anni, che ne so, anni 60, anni 70, anni 80, anni 90, 100, quali sì. ti ispirano di più? Musicalmente. A cavallo tra i 70 e gli 80, Stevie Wonder, i Queen. E lo sai che qui si notava? Io davvero? È una musicalità non troppo pop come quelle di adesso, capi? No. A me non piace, sinceramente. Mi è fa una piacere. Una musicalità piacere. Un po' più anni 70-80, no. È perché, allora, sono arrivato a questo punto, ho preferito che lo dicessi tu, perché era quella la domanda che volevo farti. Ma per non sembrare troppo, capire, non vorrei, ma questo mi sta dicendo che sono vecchio, allora lo faccio dire a lui così. E invece mi ha dato conferma di quello che avrei voluto dire, cioè che ti piace più quella musicalità, e sì, che a me fa morire, anni 60, 70, 80, io impazzisco, capito? Quindi complimenti, bravo di cuore. Allora, Guido, spieghiamo, raccontiamo un po' ai ragazzi, magari della tua, ma soprattutto agli adolescenti che ci stanno guardando in questo momento, e quali sono le difficoltà, perché non è la vita dell'artista non è facile, non è assolutamente facile, ci sono assolutamente no. problematiche a non finire. Naturalmente ci sono anche gli aspetti positivi, sono tantissimi, ma sono tantissimi anche gli aspetti, i lati negativi di questo mestiere. Quali sono i bivi, quali sono le problematiche che può incontrare un artista adolescente? Guarda, il problema più grande è affrontare le difficoltà della vita che ti mette davanti, perché volendo campare di musica, diciamo così, è difficile, non veramente difficile. Abbastanza affermato. Esatto, è un problema campare solo di musica. E poi c'hai il mondo che ha la consapevolezza che la musica non può essere un lavoro, deve essere per forza un hobby. Un hobby. E a me questo mi dà sui nervi incredibilmente. Però la realtà dei fatti è così, perché appunto se non sei affermato è difficile che riesci a camparci di ciò. Però sai com'è. Ma qual è il consiglio che tu vorresti dare ai ragazzi? Io naturalmente ti faccio questa domanda sperando che tu possa rispondere guardando un po' la tua di esperienza. Certo. Beh, sicuramente la determinazione è fondamentale, perché quando in una cosa ci credi, la vuoi fare, è difficile che sbagli, è difficile che ti blocchi. Ma gli sbagli però ci stanno, sì, anzi ovviamente devono assolutamente ci sono fare. Momenti che ci credi al massimo, e il giorno dopo prendi una porta in faccia e dici ma sto sulla strada giusta?
Bravissimo. Ne vale la pena fare questo. Bravissimo. Però dai, vai a rendersi, sono... andare sempre avanti, esatto. Continuare, perché ci saranno 100 no, poi arrivi lo sì, che ti cambia la vita. E magari tutti fermi al centesimo no, chissà che occasione sì, ti sei persa. Sì, sì. Quindi continuate la vostra passione, continuate a farlo, assolutamente. Qui c'è un esempio lampante, un esempio vivente. Quanti no hai avuto? Anche io ho avuto migliaia di no. Tu quanti no hai avuto? Continuo ad averne, ovviamente. Anch'io continuo. Se ne hanno tantissimi. Assolutamente. Sono più no che sì, sempre. Però poi... Però poi magari un sì comunque ti risolve la settimana. Un sì. Sono venuto qui nella piaccia, sono venuto qui, ho iniziato a fare il mestiere per me più bello del mondo. Faccio un esempio, tu magari sei qui adesso, stai mostrando in TV ciò che tu sai fare, ciò che ti piace fare, quindi è il sì che ti sta cambiando un po', magari caratterialmente, anche per quanto mi riguarda. Quindi ragazzi, credeteci sempre, c'è tipo Gino il cameraman, ha avuto tanti no, anche in amore, sai, tanti no ci stanno. Anche dei barbieri, posso entrare? No, che entri a fare? Allora, giustamente, suggerita da Aldo Fenizia, naturalmente. E dicevo, anche lui ha avuto tanti no, poi ha avuto un sì che gli ha cambiato la vita. Guarda, come porto lui la telecamera, è una cosa incredibile. Muovi la telecamera, fai vedere gli amici telespettatori. A destra, alla mia destra. Alla mia sinistra. Su. Giù. Cerchio. Vedi? È bravo. Ragazzi, non è facile fare questa cosa qui. Provateci. E lui ha avuto questo sì che gli ha cambiato la vita. Ma basta parlare del cameraman. Basta. Peppino Andrita. Basta. Continuiamo a parlare di Guido Aquino. Che quante canzoni ci avevi portato oggi? Allora, ne abbiamo fatte tre, ma in tutto quante canzoni, quanti brani ci hai portato? Beh, di inedito ne ho un altro. Poi, se volete sentire qualche altra cover, ho Stevie Wonder. Aspetta. Allora, facciamo così. Adesso l'inedito ce l'hai fatto, ci fai Stevie Wonder e attaccato, cioè nel senso di fila, senza smettere, senza venire di nuovo qui, ci fai l'inedito per chiudere. Va bene? Sarà fatto. Stevie Wonder quale? Master Blaster. Aspetta, bellissimo. Master Blaster la amo, la so a me. Signore e signori, vedi che la so Master Blaster. Signore, adesso vi dimostro il labiale perché la conosco. Signore e signori, con Guido Aquino, cioè Guido Aquino, canta Master Blaster di Stevie Wonder. Cioè, sì, ragazzi, non ne so tre anni, cavazzo scemo. Signore e signori, ecco a voi Guido Aquino, vai! Mi farebbe piacere se anche il maestro Renna... Ma assolutamente, sta qua apposta. Vai! Mi pare giusto. But tell me until the break of dawn.
Francesco Renna. E adesso passiamo da Stevie Wonder a un suo inedito. Vai Guido, quale? Come si chiama? Si intitola, non so dove devo parlare. Si intitola Sogno Guai. Sogno Guai, signore e signore. Guido Aquino, Sogno Guai. Vai. Mi alzo. Certo, ci vuole l'interpretazione. Scusi. Faccio la figura dello smemorato perché, nonostante le parole siano le mie, capita che ma ci sta, anzi se lo fai in diretta è ancora più bello. Che bello, Vai con la base Aldo e il nostro Guido Aquino ci delizierà con Sogno Guai, vai. Grazie. È bellissimo, è meraviglioso, vai. C'hai orecchio, c'hai orecchio. Vita che disseta, aria, foglie, tutti i sogni che hai. Sogni di scoprire questo viaggio dove porterà mai. Pagine ancora bianche tutte da scrivere. Chilometri e chilometri, binari da percorrere. I treni sono tanti, chissà il più giusto qual è. Persone lasciano segni dietro di sé. L'orologio incalza, bisognerà decidere. Nessuno che ti aspetti, aspettati di meno perché. Sanno coltivare solo fiori di guai. Per te che sei amore, voglio che fiorisca tutto ciò che sognai. Perché i colori dipingono il tuo volto mentre te ne vai. A me per amore non resta che scoprirti in questo via vai. Il mondo è pieno di guai. Se il domani fa spavento, l'ignoto incombe su di te. Tu tienigli testa, vuole vedere chi sei. Se il sole illumina il tuo cammino, ti dico il perché. Perché gli errori sanno coltivare solo fiori di guai. Per te che sei amore, voglio che fiorisca tutto ciò che sognai.
tuo volto mentre te ne vai. A me per amore non resta che scoprirti in questo via vai. Il mondo è pieno di guai. Sogni o guai, 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 sogni o guai. Coltivare solo fiori di guai. Per te che sei amore voglio che fiorisca tutto ciò che sogno. Perché i colori dipingono il tuo volto mentre te ne vai. A me per amore non resta che scoprirti in questo via vai. Il mondo è pieno di guai. Il mondo è pieno di guai. Il mondo è pieno di guai. Guido Maria Aquino! Aspetta, Tony, qua gli do fare l'applauso. Signore e signori, siamo arrivati al termine con una canzone che ha letteralmente scosso lo studio. Anche Gino si è divertito con la sua camera, che bella, ha fatto delle inquadrature meravigliose. Bravo, poi il nostro Guido ha anche un certo talento nel saper mantenere il palco. Non so se hai notato, Francesco. È benissimo la scena. È vero? Sì, sì, sì. C'è quel movimento con la gamba sinistra in avanti e il movimento di corpo, di busto. Yeah, yeah. Signori, è bravo, è inutile. C'ha questo spirito anni 70, meraviglioso. Tipo i... come si chiamano quelli che fanno disco inferno? Ah, meraviglioso. È una cosa eccezionale. Signori e signori, caro Guido, dobbiamo chiudere. Ci mancano pochissimi minuti. All'incirca tre ringraziamenti e saluti. Se vuoi ringraziare e salutare qualcuno. Sì, ringrazio la mia famiglia che comunque mi spinge nell'aiutarmi a credere e mi dà la possibilità di riuscire a fare quello che è il mio sogno, nell'inserimento, certo, di questo sogno. E poi? Poi, vabbè, con il maestro Francesco Renna, come già detto prima, abbiamo una band, Simone Pastore. Saluto Simone Pastore e saluto e faccio gli auguri al nostro batterista Orazio Aurilia, perché da poco, qualche settimana, è diventato papà. Quindi gli faccio... Auguri, auguri, auguri. Un grande applauso sia auguri da me che da Francesco. Assolutamente, quindi tantissimi auguri. Queste sono le notizie più belle, quindi tanti tanti auguri di cuore anche da parte di Otto Channel. Bene, allora caro Guido, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi questa mattina. Grazie. Otto Channel, provaci ancora Tonino, spero fino al termine di questa trasmissione, penso a maggio, di riproporre una tua ospitata, perché è stata veramente meravigliosa, magari con tutta la band, visto che c'è anche Francesco Renna, perché non invitare Simone Pastore qui e fare una cosa tutti insieme. Beh, ma tu sei già venuto qui con Simone? Sì. Simone, il tastierista, è vero, adesso mi sto ricordando. Benissimo. Allora, però, non da cantante, come musicista con Simone Pastore. Bene, adesso dobbiamo chiudere, quindi vi diamo appuntamento a domani mattina, come sempre, signore e signori, ore 11, dalle 11 alle 13, con una nuova puntata di Provaci Ancora Tonino. Domani si ritornerà a fare un po' di sport grazie al Caravaggio Sporting Village e poi, probabilmente, molto probabilmente, avremo una prima parte dedicata alla poesia. Vediamo un po' quello che succederà. Vi diamo appuntamento alle ore 14 con il TG regionale targato 8 Channel, con tutte le notizie dalla regione Campania. E oggi pomeriggio sul sito www.8channel.tv nella sezione On Demand ci sarà questa puntata per intero. Mi raccomando, ci vediamo domani. Adesso sigla finale. Ciao a tutti e buon pranzo. Vai, mi passo il microfonino per piacere. Yeah.
bellissimo questa sera. Guido, sei eccezionale, sì, passate i 50-50. Questa sera, ore 20:30, signore e signori, mi sono dimenticato una cosa importantissima. Febbre da stadio, perché seguiremo in diretta qui negli studi di 8 Channel le partite di Benevento e Salernitana. Sì, sì, perché Benevento giocherà in casa con la Ternana allo stadio Ciro Vigorito, invece la Salernitana giocherà sempre in casa allo stadio Arechi con... Aspetta, la Salernitana con chi gioca? Con chi gioca? Cittadella, è vero, con il Cittadella. Quindi mi raccomando, ore 20:30, febbre da stadio con tutti i pazzi, con la band, uno show meraviglioso, ci divertiremo tantissimo, seguiteci. E adesso sigla finale. Poi Francesco Renna, naturalmente ringrazio anche il maestro Francesco Renna, ieri non l'ho fatto, lo faccio oggi. Sei mitico, sei bello, sei bravo e sei soprattutto pagato. Vai! Ogni uomo è sulle tappe. Ogni nome è uomo, ogni uomo è su dentro te. La tonalità non la conosco. Scoprirai se tu le distanze dentro sé. È difficile. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Yeah. Prima di restare in equilibrio per un